Tu chi sei? Cosa ci fai qui? Vedo che abbiamo lo stesso obiettivo. Ma purtroppo, questo non è il momento. Katsu. Ah, l'uomo dello Shogun. Senti, ho altro di cui occuparmi prima di parlare con te. Le chiacchiere non servono a nulla. Ma non potendo chiedere a nessun altro, tanto vale condividere. Ine Kusumoto. Ho studiato la medicina occidentale e ora sto cercando una cura per il colera. Chi ne soffre non può essere ignorato. Ma la strada per il successo è ancora lunga. Ho provato a creare una medicina, ma si è scoperto che era un veleno. È mortale, per di più. Bisogna sigillarne il contenitore per evitare fuoriuscite di fumi velenosi. In qualche modo gli anti-shogunato lo hanno saputo e sono venuti a chiedermi come produrlo. Sono certa che stiano tramando qualcosa. E da allora continuano a tormentarmi al laboratorio. Tutti i miei collaboratori erano terrorizzati e sono fuggiti. Stamattina mi hanno inviato una minaccia. Stanno pianificando un attacco. Ma non posso lasciare tutto e scappare. Devo proteggere il mio laboratorio. Davvero? Oh, fantastico! È una bellissima notizia. Intendono attaccare al calar del sole. Devi prepararti. Se devi prepararti, fa in fretta. Intendono attaccare al calar del sole. Devi prepararti. Le porte sono barricate, quindi ci vorrà del tempo prima che entrino. E perciò è probabile che arrivino dal retro. Conto su di te. Ma per favore, fa attenzione. No, qui non possiamo assolutamente permettere che distruggano il laboratorio. Ci sono dei barattoli di veleno in giardino. Lanciali contro gli intrusi. Guardia del corpo, che faccio? Però... Yeah.
buio. Occhio! Certo.
Prego, Kusumoto, devi aiutarci a sconfiggere lo shogunato. Per favore, allontana queste persone. Tu, a quanto pare, stavolta non sei che tu. Se vuoi interferire, dovrei per forza farti ragionare. C'è del veleno rimasto. Ti aiuto. Imparati a conoscere il dolore. Eccomi, Yamagata. Mostriamogli come si fa. Direi che per oggi basta così. Io vado. Ah, ti ringrazio molto. Ti sono veramente grata. Ora finalmente posso tornare a cercare una cura per il colera. Posso chiederti un altro favore? Saresti tanto gentile da rintracciare il dottor Narasaki? È stato catturato durante l'ultima purga ed è ancora in custodia. Ho saputo che aveva appena trovato una mistura che allevia i sintomi del colera. Io sarò molto impegnata a ricostruire questa struttura medica. Nel frattempo, vorrei chiederti di parlare con lui per me. Fallo per me, ti prego. E se mai dovesse servirti qualcosa, sai dove trovarmi.
Dicevano che mio padre stava per essere liberato. Deve esserci qualche errore. Provi a controllare di nuovo. Anche se ci fosse stato un errore, è troppo tardi. L'esecuzione avverrà come programmato. Ora, se mi sono spiegato a sufficienza, sparisci. No, non pensavo di trovarti qui. Katsu voleva che vedessi Shosaku Narasaki. Pare che sia il dottore che ha trovato una cura per il colera. Ma a quanto pare stanno per decapitarlo. Katsu non si è pronunciato al riguardo. È tutto molto strano. Quella era la figlia del dottore. Meglio andare a vedere che succede. Quella ragazza intende scalare il muro. Ehi, che cosa hai in mente? Ho intenzione di fare uscire mio padre da lì. Aspetta, rallenta. Non agiamo in modo avventato. Troveremo un modo per aiutare tuo padre, chiaro? Sai cosa dobbiamo fare, vero? Entreremo di soppiatto. Lieto che tu sia qui. Non ce la farei senza di te. Ci ho riflettuto un po'. Perché non alziamo un polverone qui e non ci facciamo arrestare? Così potremo entrare, e se non altro è un buon inizio. È un piano geniale, non trovi anche tu? Bene, facciamolo. Penso a un modo per farti prendere il prima possibile. Ci sei? Non c'è momento migliore. Bene, torniamo da quella guardia. Se facciamo una scenata davanti a lui, è impossibile che perda l'occasione di rinchiuderci. Ancora tu? Cosa vuoi? Basta, niente lo farà. Finora tutto secondo i piani. Ora dobbiamo solo uscire. Va bene, ho perso. Mi arrendo. Farò qualsiasi cosa. Ti prego, perdonami. Restituirò tutto ciò che ho preso. Ti farò persino uscire da qui. Bella proposta, no? Quel dottore cocciuto? È stato portato nell'area interna, ma non so dirti nient'altro. Adesso siamo pari, vero? Avanti, vattene allora. Pronto all'azione. Thank you.
Siate con quella ragazza. Stai facendo uscire! Ti seguirò! Ora!
Le nostre strade si dividono. Attenzione. C'è qualcuno? Ehi! Ma che cosa credi di fare? Sei impaziente di morire. Però in fretta! Morirai prima di lasciare queste linee!
sei il dottor Narasaki, giusto? Aspetta solo un attimo. Hai la chiave? Quella donna è davvero notevole. È una follia, Orio. Che ti salta in mente? Avete la mia gratitudine. Ma ditemi, cosa volete? Sono sicuro che non mi avete salvato per il vostro buon cuore. Ine Kusumoto, eh? Sì, il nome mi è familiare. Quindi riguarda il colera, giusto? Succederà un putiferio se non vado subito. Allora mi incammino. Aspetta, Orio, giusto? Io sono Ryoma Sakamoto. Il nostro nome è simile. Deve essere un segno. Per caso posso rivederti? Un segno, dici? Potrei darti una possibilità. Poco fa è tornato il dottor Narasaki. Pare che l'abbia salvato tu. Ti ringrazio. Apprezzo tutti gli sforzi che hai fatto. Devo proprio trovare un modo per ripagarti. Lo farò. Ho svolto molti preparativi a tal fine. Troverò una cura. Costi quel che costi. Ho saputo una cosa molto importante dal dottor Narasaki. Possiamo usare il succo del limone per trattare il colera. Il problema è che in Giappone non c'è traccia di quel frutto. Ma un amico di mio padre, il signor Fortune, potrebbe aiutarci. Sto andando a cercarlo al giardino botanico di Koishikawa. Ci vediamo lì, se intendi fornirci il tuo aiuto.